squadra. Cassio, Juve! Salve a tutti ragazzi e bentornati qui sul mio canale, ma soprattutto in questo nuovo evento della YouTuber League, Juventus contro Lazio, una partita decisiva, ma ci arriviamo, una partita soprattutto alla quale arriviamo da un post derby della capitale molto caldo per tanti motivi, ed è partito tutto nel video di Roma Lazio, se non l'avete visto, ma so che l'avete visto, però nel dubbio se non l'avete visto andatelo a vedere, recuperate quello che è successo, soprattutto però volate su Instagram a seguire YouTuber League, perché poi la decisione finale riguardo quel finale di partita l'abbiamo presa lì. Facciamo chiarezza rispetto a come ci siamo lasciati nel video di Roma-Lazio, quindi con la scelta dei capitani che sapete prendono decisioni sostanzialmente di questo tipo. Ci sono stati poi due comunicati da parte delle dirette interessate su Instagram, e quindi prima un comunicato della Lazio che comunque accettava, come vedete in grafica, suo malgrado, nonostante la delusione del momento, di giocare quegli ultimi 5 minuti, e poi un comunicato della Roma, e mi metto presente anche io, in cui sostanzialmente i giallorossi rifiutavano di disputare quegli ultimi 5 minuti di partita, avendo toccato con mano il malcontento generale anche da parte vostra. E quindi, siccome la Roma da 8 anni a questa parte non si è mai acchittata nulla e il sottoscritto neanche, anche in questo caso ci ha tenuto a ricordarlo, accettando quello che è stato il verdetto del campo. Ovvio, da un punto di vista organizzativo noi stiamo cercando di crescere sempre di più, di fare le cose alla luce del sole, di mettervi al corrente di quello che è il regolamento. Quindi, come avete visto su Instagram, la decisione definitiva è stata dare 2 punti di penalizzazione alla Lazio, che non cambiano nulla per i biancocelesti, per il discorso qualificazione, perché senza i 2 punti di penalizzazione la Lazio avrebbe dovuto vincere oggi o nei tempi regolamentari o ai calci di rigore. Adesso succede esattamente la stessa cosa, cambia solo ovviamente il destino della Roma che ormai è fuori dai giochi. Detto questo però, chiamiamo anche per presentare meglio questa partita colei che è mancata nel derby tra Roma e Lazio, oggi è di nuovo accanto a me, sono felicissimo, Lasagna, bentornata. Ciao, grazie, grazie, sono molto contenta di essere tornata finalmente al mio posto. Anche io, ma soprattutto la bolla, penso, gli sei mancata. Non so se Sequel può fare gol, comunque bellissima introduzione, però io se non c'è Lasagna non parlo. Ah, ma hai ragione, lei è molto più brava di me. Ma non lo so, sì, l'ho visto, l'ho salutato, sì. Ma comunque andiamo avanti, parliamo della partita di oggi. Che è molto importante. Come hai detto tu, appunto, è una partita estremamente delicata perché oggi è l'ultima partita della fase a gironi, si deciderà chi poi andrà a sfidarsi a Napoli contro il Napoli. A Napoli proprio. A Napoli, ragazzi, sì, a sì. Napoli, non con mi poteva andare meglio. Lì. Avete sentito il dittatore, il tiranno della YouTuber League, quello che dite che si acchitta tutte le cose, ma poi voi l'avete mai visto vincere una coppa? Neanche quest'anno la vince. Comunque ad ogni modo siamo qua con Nemos, visto che è successo tutto grazie e per colpa sua. Oggi ce la fai fare 30 minuti? Ce la faccio. No, perché io non me la sento di andare a risolvere di nuovo questa situazione, a parte questo. La raccontiamo in breve? Allora, c'è stato, diciamo, mi sono sentito in dovere di venire, anche se non ero in condizione, e poi ecco che è successo. Insomma, l'attaccamento alla maglia. Poi c'è stato pure cioè non ci siamo capiti neanche con l'arbitro, che ha sentito che me stava a sentire male, ha visto che uscivo ma non ha fermato il gioco. Poi ecco, 35 anni, regà, 2 metri, 120 kg, macello. Insomma, questa è la descrizione da Tinder ad ogni modo di Nemos. Abbiamo tolto un po' di castagne, questo è un torneo per divertirci, sì. È l'amicizia, Nemos è un grande amico, siamo tutti felici e soprattutto, mi raccomando, Marconi continua a non vincere mai, ciao. Adam Spoletti, new entry di YouTuber League, ho guardato un po' il tuo profilo, non ho notato nulla di esperienza come calcio giocato, almeno su Instagram. Qual è, diciamo, il tuo curriculum? Allora, io ho giocato da quando avevo 7 anni fino ai 16, fino ai regionali a 1. Dopo ho litigato con l'allenatore e ho smesso. E invece oggi com'è la tua forma? Gioco un paio di volte a settimana con gli amici a calcetto, vado in palestra. Direi che comunque per la YouTuber League questo basta e avanza. Jay Pata, siamo arrivati alla resa dei conti, oggi si decide per la finale. Affamato? Ma è una settimana che non mangio per questa partita, quindi molto affamato. Molto affamato, la Juve è una squadra con cui ho giocato ma non ho giocato. Quindi voglio fare bene, voglio fare gol, voglio fare assist, voglio andare in finale, questo è quello che conta per noi. Luca Campolunghi, 10 gol in 3 partite contro la Lazio, sempre più bomber, sempre più bello anche con questo nuovo taglio freschissimo. Dopo 2 anni ormai mi prendo anch'io la confidenza di farti un complimento. E grazie, appunto... Allora volevo dirti solo una cosa, okay. 10 gol contro la Lazio, l'ultima volta che ho giocato contro la Lazio pesavo 75 kg. E oggi? 90. Ah, ok, però comunque sono di sostanza, ragazzi, di muscoli.
da tavola. Capitano, oggi la posta in gioco è alta, altissima. I ragazzi come li hai sentiti? Tesi, preparati fisicamente, psicologicamente? Come li hai visti? No, siamo molto carichi. Siamo molto carichi, come hai detto tu, è una partita da dentro o fuori. Però siamo carichissimi, devo dire tanto, sì. Sì? Sì, sì. Sì, sì. Direi che non si può non vincere oggi, visto che non vogliamo ripetere la finalissima dell'anno scorso, o no? Quello è vero, però allo stesso tempo noi siamo anche tranquilli perché la finalissima la giochiamo, anche se l'obiettivo non può mai essere quello di, vabbè, abbiamo già l'altra finale, perché non andare anche in quella di ritorno? Mai, è l'obiettivo e cercheremo di farlo. Poi se ci sarà una Lazio più brava di noi, complimenti a loro e vedremo quello che succederà. Avevi detto nella scorsa partita, scusa se te lo chiedo, che Nemos doveva essere l'elemento di distrazione la squadra, ma mi sembra che le cose siano un po' sfuggite di mano, un po' esagerato. Un po' troppo, sì, lo devo dire. Dai ragazzi, c'è stato un piccolo errore, Federico mi sta mandando a fanculo, questa parte non deve essere tagliata. No, ragazzi, è successo un caso, un'eccezione, purtroppo si è sentito male, noi abbiamo già spiegato la situazione. Per quanto riguarda la regolamentazione abbiamo infranto, però a livello pratico non è stato così, perché c'è stato veramente un problema. Secondo voi chi vince? Vince la Juventus. Assolutamente noi. La squadra è super motivata, ma intorno alla squadra sento gli esterni che dicono che è un po' facile per la Lazio. Secondo me invece ce la giochiamo alla grande. Invece capitano, grande ottimismo sempre nei ragazzi, grande ottimismo, sono forti, sono bravi, lo dimostreranno anche oggi. Questi gli umori prima di scendere in campo, è davvero tutto pronto per la Juventus-Lazio, ma prima di partire permettetemi di ringraziare The Stream, che è sponsor della YouTuber League e ve ne ho già parlato durante il derby Roma-Lazio, quindi lo conoscete già. Se non lo conoscete vi ricordo che è fondamentale per voi creators, perché permette a voi creators di monetizzare i vostri contenuti con facilità, come ve lo spiego all'intervallo. Intanto godetevi il primo tempo, noi ci vediamo dopo. Buona partita! Ragazzi, allora, oggi partita fondamentale, da dentro o fuori. Vinciamo, va bene anche i rigori, anche se sinceramente non ci vorrei arrivare. Ma la cosa importante oggi è portarcela a casa. Non importa come, non importa nulla, solo il risultato. Poi, se arriva anche una buona prestazione, tanto meglio. Siamo arrivati preparati. Le ultime uscite, devo dire, sono state tra le nostre migliori partite di sempre, mi viene da dire. Allora, ragazzi, qui probabilmente dall'altra parte dello spogliatoio stanno già facendo la festa. Sono convinti che a causa di qualcosa che è successo negli ultimi giorni siano convinti che ci avranno vita facile, anche perché noi siamo in finale, quindi chi se ne frega. Ed è la cosa più sbagliata di tutte. Abbiamo giocato pochi giorni fa, che potrebbe essere un vantaggio per noi, potrebbe essere effettivamente un vantaggio per noi, quindi mi raccomando ragazzi, carichi su ogni palla, lottiamo e portiamocela a casa. Sappiamo già tutto, sappiamo già cosa fare, sappiamo già chi siamo, quali sono i nostri limiti e dobbiamo vincerne un'altra, perché siamo la Juve ed è sufficiente questo. Forza ragazzi! Benvenuti a Torino, è Juventus-Lazio, partiamo con le formazioni e partiamo dalla squadra ospite, dalla squadra campione in carica, reduce dalla vittoria in rimonta nel derby, col numero 1 DC System, col numero 24 Nemos, col numero 3 Giovanni Stramacci, col numero 4 Lollo Giampaolo, col numero 23 Lorenzo Roma, col numero 21 Marcello Baldi, con il numero 7 Iaio, con il numero 9, anche se gioca difensore centrale, Valerio Baramo, il bomber, il numero 90 Jay Pada. Dischiato perché in parte è un ex, poteva giocare con la Juve quest'anno, aveva quasi firmato, poi è andato alla Lazio. Tocca al capitano, tocca al 10, tocca a Gigi. E quindi al 3 l'urlo più forte che avete in corpo. 1, 2, 3. Entra la Juve in porta con il numero 1 Instakeeper, con il numero 3 Colpo Gobbo, la maschera, la new entry Adam Spoleti, il regista Nico dei Footwork, la storia di YouTube Italia con la 7 Justron, il 10 Pipega,
il fantasista senza numero, Zaghinho! Nuovo taglio di capelli, ma forse stessa abitudine sotto porta. Con la 9, Luca Campolunghi! È il momento del capitano della Juve. Con la numero 4, Kinoshi! Uno, due, tre, Juve! Uno, due, tre, Lazio! Si parte con il primo possesso della Juve, cominciata Juventus-Lazio, l'ultima partita dei gironi di questa YouTuber League tra andata e ritorno, poi saranno soltanto finali, quella della fase di ritorno ed eventualmente la finalissima. Campolunghi che parte un po' più basso rispetto a Pippega, rispetto al solito, nella Juve fuori Spoletti e Maschera inizialmente, mentre partono di là fuori Giampaolo e Baldi nella Lazio. Zaghinho in maglia Pogba, prova a scavare il pallone per Pipega che ammortizza col petto, stramacci prima di Campolunghi, poi testa di Ron, zona Campolunghi, deviazione e stramacci che arriva sul pallone ma non evita la prima rimessa laterale della partita che è per la Juve. Vicino c'è Campolunghi servito, dialogo tra i due, adesso il 9 va dentro a riempire l'aria, arriva il cross di Pipega, lungo per tutti. Bravo Pippo! Zaghinho con un controllo più alla Pellegrino, poi però riesce a tenere il pallone in campo. Nico, solita zona da playmaker per il centrocampista della Juve, vicino Zaghinho, si sta svariando tantissimo in questo avvio, chiaro che può determinare con la sua qualità, cerca il doppio passo, sempre Zaghinho, poi scarico su Campolunghi, 1-2, torna Pata in copertura, sacrificio anche del 90 e quindi ripartenza della Lazio col capitano, va Gigi che spezza il raddoppio, poi finisce per terra, non c'è fallo, secondo arbitro di zona e quindi sta ripartendo Ron. Campolunghi, Ron ad appoggiare su Kinoshi a far girare per la Juve, Zaghinho. Juve che prova a fare la partita, l'errore però da parte di Colpo Gobba a favorire Gigi, ha un buon destro, cerca l'imbucata per Lorenzo Roma, bella idea ma non filtra il pallone. Grandi capacità di inserimento di Lorenzo Roma che ha praticamente segnato in tutte le partite, saltandone forse due, le ultime due contro Inter e Roma. Occhio a Nico, dal fondo, mette il cross, Campolunghi! Chi se non lui? Non importa il taglio di capelli, non c'è più l'effetto Haaland, ma rimane il talento. 1-0 Juve, ancora lui, ancora Campolunghi, undicesimo gol contro la Lazio. E poi esultanza così del 9 che porta avanti i bianconeri dopo 4 minuti di partita. Juve 1, Lazio 0. Andiamo sempre sotto subito, è una cosa imbarazzante, dai, dobbiamo, perché entriamo sempre male. Vantaggio della Juve, stranamente con Luca Campolunghi, undicesimo gol contro la Lazio, neanche a dirlo la sua vittima preferita, anche se poi è vero che ha giocato più contro la Lazio che contro altre squadre. Lorenzo Roma, risposta biancoceleste, doppia finta di Lorenzo Roma, instakeeper. E tra l'altro per la terza partita consecutiva, dopo 3 minuti la Juve avanti con gol di Campolunghi contro la Lazio. Era successo in finalissima lo scorso anno, poi vinse la Lazio, ed è successo soprattutto, diciamo, all'andata quest'anno a Roma, con la Juve che poi però ha dilagato e Campolunghi oltre a quello iniziale ne ha fatti altri 5. Pipega per Ron che lascia scorrere, Campolunghi inserimento, ancora Campolunghi di C-System. Jay Pata, sempre con questo capello molto carino, anche se in certi locali non potrebbe entrare, è successo, esperienza personale. Di Pata si può parlare bene, non si può parlare bene di come si veste, questo lo possiamo dire serenamente. Occhio però a Iaio, che cerca Lorenzo Roma con la punta da Gigi, che pensa anche al destro, resiste a Pipega, poi cerca di aprire, ma non trova compagni. Torna, siamo troppi. Occhio! Indicazioni di Toselli, come se capisse effettivamente qual... No, si scherza. Intanto occhio al destro da fuori. La risposta di Instakeeper in calcio d'angolo. La Lazio ha effettivamente risposto alla Juve. Vicino Lorenzo Roma.
Jay Pata arriva anche in zona tiro, non c'è spazio per liberare il destro. Poi torna Ron, palla verso Pipega, non esce DC System, non esce DC System, dentro c'è Zachigno. Pipega e Mancino, va sul destro però e Varamo, alla grandissima Valerio Varamo a contenere Pipega. Campolunghi cerca la giocata, Lorenzo Roma allontana il pallone verso Pata. Controllo di Jay Pata che deve dribblare anche la telecamera, poi Kinoshi e Zachigno. Va dentro Iaio, ha chiuso Zachigno. Ron. Zachigno è partito come un treno unico a sinistra. Zach non lo vede, il poi tiro, forse adesso tiro. Sì, ma guarda soprattutto la porta. La cerca adesso, respinto il tiro da Varamo, poi c'è Campolunghi. Destro di C-System! Come l'ha nascosta bene Campolunghi e come ha calciato! Inizio alla Marconi nel derby per Campolunghi. Per una volta lo posso dire, dai. È stato un miracolo, ma fatemelo flexare. Gigi deve rincorrere questo pallone. Nonostante la sua età riesce comunque a permettere a Pata di arrivarci. Lorenzo Roma, centralmente su Iaio, ha coperto Campolunghi, eccolo il sacrificio difensivo di Campolunghi che spesso gli è stato chiesto in questa stagione. Ha iniziato molto bene non soltanto per il gol il 9 della Juve, che adesso parte da lontano. Arriva ancora in zona tiro e calcia! Come ha calciato bene! Palla fuori, applausi per Campolunghi. Grande inizio di partita del capocannoniere della passata edizione. Lorenzo Roma con un po' di campo a stringere Ron, tocco su Pata. Fa salire Varamo che cerca un pallone verticale. Lazio che si complica un po' la vita in questi casi. Ora c'è contropiede, la palla è verso Pipega, non scala Varamo, Pipega controllo un po' in difficoltà, poi va sul destro Pipega, palo del Pipega che inizialmente ha faticato nel controllare quel pallone ma poi l'ha nascosto benissimo a Varamo e ha calciato col piede debole, ma debole si fa per dire perché ha calciato benissimo. Lorenzo Roma a ripartire da Varamo che ha già aperto su Pata uno contro uno con Kinoshi. Lo aspetta Kinoshi, va sul fondo Pata, poi mette il cross che filtra, Nicola lascia lì in qualche modo, poi colpo gobbo. La Juve non vuole allontanare il pallone ma sta rischiando tanto, poi riesce a ripartire con Ron, rincorso da Pata, duello anche fisico, lo vince Ron. Due in barriera per la Juve, sul pallone c'è ovviamente Jay Pata che ha poco angolo però da lì, vediamo se va. Va in porta, traversa di Jay Pata che aveva sì poco angolo ma non è un problema per lui. Lorenzo Roma, Pata ha un po' di campo per andare, Pa sempre Pata che apre, Iaio al cross per Pata, insta keeper. Occhio che Jay Pata si sta iscrivendo alla partita un po' come ha fatto nel derby, lì c'era Pechini, qui c'è insta keeper, si resta 1-0 per la Juve ma Pata sta aumentando i giri del motore. Lorenzo Roma al capitano, forte su Pata, si apre Stramacci, Pata vuole la porta, deviazione, insta keeper che rimette subito in gioco per Spoleti, rincorso da Baldi, può tenerla Spoleti che resiste, è un primo intervento e porta avanti il pallone, difende ancora col corpo Baldi ad allungare il calcio d'angolo. Batte proprio lui l'angolo, mette fuori Varamo, palla verso Pata che ammortizza col petto, ma c'è Zachigno, fallo su Pata. E allora io chiedo a Mirko Mastrocinque, che è un grande intenditore di calcio, mi hanno detto, prima discesa di Spoleti non male, Ha beccato due spallate. Ed è rimasto in piedi. Gli hanno fatto assaggiare la YouTuber League. Pipega fa sempre movimento praticamente da pivot. Corre Zachigno e mette il cross, ammortizzato dal solito, infinito, splendido e sexy Giovanni Stramacci, calcio d'angolo. Si è fatto ma come si è fatto male Stramacci? Si rialza. Lui queste partite qua le gioca anche con una gamba rotta, le gioca. Si è fatto male? Vabbè, se non esce sangue puoi giocare, dai. No, cambio. Occhio perché Campolunghi era un attimo a farsi uno spritz al bar, sta tornando, eccolo. Calcio d'angolo Juve, battuto corto. Zachigno. Finta e va sul destro, glielo lascia Lorenzo Roma, Zachigno finta, torna sul sinistro, Zachigno prende il fondo e va in porta, DC System! Lolo Giampaolo, controllo così così, Juve che può ripartire, 3 contro 3, la porta Pipega, si apre Zachigno e si apre Campolunghi, Pipega ad allargare per Zachigno, Varamo! Secondo intervento importante di Varamo, è decisivo, ma Baldi insiste, poi cerca Iaio e riesce a trovarlo. Iaio guarda la porta, cerca il destro, largo con instakeeper che ha soffiato sul pallone. Adesso tanti tiri in porta, ma si resta 1-0. Vai da Adam! Zachigno. Spoleti a puntare Gigi. A passare Spoleti, grande giocata.
poi Campolunghi, limite, Campolunghi, Campolunghi, Campolunghi! Voleva monopolizzare la YouTuber League. Io te lo dico, se fa un altro gol Campolunghi comincio a chiamarla Campo League. Dalla bandierina è pronto Iaio, arriva Lorenzo Roma, fuori Gigi, Baldi e Varamo. Lorenzo Roma incontro, palla su di lui, Zachinio, ha capito vai tutto. Vai fra, vai fra, adesso vai fra. È 3 contro 3, Zachinio però salta il primo che è Baldi. Col motorino Zachinio, entra in area, mette per Campolunghi! Non è la YouTuber League, è la Campo League! Ne ha fatti 10 anche quest'anno, ne ha fatti 12 alla Lazio, ne ha fatti 26 in 2 anni! Luca Campolunghi, 2-0! Anche se giustamente esultano in 3, perché il gol qui, lo dice anche il 9, è di fatto di Zachinio, che lo ha messo neanche in porta, dentro la porta! Dentro la porta! Il fomento di Campolunghi che comincia ad avvisare il Napoli. In corsa lunghissima di Geipata, respinge Zachinio, calciato male Geipata, ma il pallone, come direbbe Mengo, è un sercio. Sta ripartendo ancora Zachinio con la trivela praticamente. E finisce qui il primo tempo, Campolunghi 2, Lazio 0. La vogliamo smettere di fare i modesti? La vogliamo smettere? No, no, allora non sono più in forma. 10 partite che dici che non sei in forma, 10 partite che comunque la tua prestazione resta più o meno agli stessi livelli, sempre livelli molto alti. Complimenti. Grazie, alla fine ho solo buttato la palla dentro da 20 centimetri, cioè io ero lì, però devo dare merito ai miei compagni, perché gli attaccanti, se non hanno il supporto della squadra, infatti c'è, cioè, tanto che il 2-0 per me, sì, ok, sul tabellino marcatori c'è Campolunghi, ma cioè è firmato, timbrato Zachinio, cioè io ho solo messo il piede. Ti ho visto un po' teso in questo primo tempo, tutto bene? Quando ho una marcatura non a uomo ma a uomini, perché ce ne ho 3, loro l'hanno preparata bene, ne ho 3 appiccicati qua, inizio a nervosirmi un po'. Però adesso ho parlato con i miei compagni, giocheremo di inserimenti e cercheremo di pareggiare questa partita che sta facendo veramente venire nervoso. Zachinio, complimenti per l'assist del secondo gol di Campolunghi. Oggi però, rispetto a come siamo abituati a vederti, giochi più indietro rispetto alla tua posizione solita, come mai? Oggi mi devo sacrificare di più perché, essendoci Geipata che va ai 2000 all'ora, devo aiutare un pochino la difesa lì. Poi per l'assist, devo dire, è stato più bravo Luca che io, perché lui si è posizionato lì perfetto, ha capito tutto, si è capito. Tanta roba, bravo Luca. Allora, visto che siamo in intervallo, io ne approfitto per un piccolo break con il caffè e soprattutto per parlarvi più nel dettaglio di The Stream. Allora, in pratica, se sei un creator, The Stream è il tuo alleato di fiducia per ricevere donazioni. Allora, bastano pochissimi click per iscriverti e ottenere il tuo link di pagamento. Dopodiché, ottenere la carta di debito e spendere il tuo denaro praticamente all'istante. La domanda è: conviene? Io vi dico assolutamente sì, semplicemente perché ha le tariffe infinitamente più basse rispetto ad altre piattaforme. Quindi vi consiglio di fare un salto in descrizione, perché vi lascio il link qui sotto. Divertitevi e in bocca al lupo a voi creators. Io finisco il caffè e torniamo in campo per la ripresa di Juve Lazio. Lazio che nell'intervallo, mi pare di aver capito che ha discusso parecchio di squadra per alcune marcature saltate nel primo tempo, e quindi è importante mantenere in questi casi la calma e la testa soprattutto. Si riparte con il secondo tempo di Juve Lazio, quantomeno il sole è diminuito. E allora, seconda mezz'ora della partita. Sì Pippo, sì Pippo. Juve che chiaramente vuole contenere, difendere il doppio vantaggio. Zachinio e palla per Pipega, che aspetta Zacche, lo serve. Zachinio defilato, dentro Pipega, arriva il cross per Pipega, attraversata l'area di rigore, e pallone che esce dalla parte opposta, rimessa Lazio che vuole fare la partita, ma appena concede un centimetro alla Juve i bianconeri vanno in contropiede. Si riparte da Istachi per Juve, che chiaramente non ha motivi per affrettare i tempi. Sbaglia qui Nico, non ne approfitta Pata perché c'è subito Zachinio, poco spazio anche rispetto al campo di Roma, per capirci, molto più lungo e più largo, di conseguenza la Lazio e Pata hanno meno spazi, ma adesso Pata se li crea gli spazi, giù su Zachinio, che commette fallo, dice di no, ma l'arbitro ha visto bene, calcio di punizione per la Lazio, ed è ancora a terra Pata. Dentro sono già pronti Nemos, Varamo e Iaio, al limite Lorenzo Roma, ancora più indietro Gigi, mentre continua a piovere ghiaccio su Marconi, ogni tanto gavettoni, ogni tanto direttamente ghiaccio, va bene così. Oh Nemos, oh Nemos, oh, oh Matte! Ha fischiato l'arbitro di zona. Parte Geipata, respinto Zachinio, calcio d'angolo per la Lazio.
scava il pallone Pata verso Varamo, palo! Ancora un palo per la Lazio dopo la traversa di Pata del primo tempo. Parte opposta a Campolunghi che resiste a Stramacci e Gigi. Poi la lascia uscire, rimessa a Juve, rivediamo tutto perché qui ha colpito un palo clamoroso Varamo. Nico, Campolunghi. Lascia Zachigno che calcia addosso a Varamo. Palla che torna a Zachigno stavolta col sinistro di C-System. Ha dovuto dribblare anche Campolunghi per parare quel tiro. Lorenzo Roma. In verticale per Iaio. Di prima e a memoria. Sale Stramacci. Si apre Lorenzo Roma che riceve adesso. Va a puntare Nico. Riesce a vincere il rimpallo. Poi tocco fuori per Pata che ce l'ha sulla sinistro. Sempre triplicato, almeno raddoppiato come in questo caso. E quindi Iaio a giro, traversa ancora, non è vero, non è vero. Due traverse, un palo per la Lazio. Sfortunatissima la squadra capitanata da Gigi e allenata male da Savage. Ragazzi, noi ci attiamo sempre nel finale, dai, adesso ingraniamo qualcosa. Oh, Lello. Con le mani di Pega, Ron, controllo e dribbling, che giocata di Ron, dentro! Ma Campolunghi! Che giocata ha fatto! Just Ron, tripletta di Campolunghi, un'altra tripletta di Campolunghi, 3-0! Occhio perché la Juve sta ripartendo. Con Pipega che punta a Stramacci. Arriva Nico come un treno. Lo serve Pipega. Nico! Calcia alla Claudio Pellegrino. Nico, questa la tagliamo, tranquillo. Prego. È andato Campolunghi. Che palla di Zachigno! E Campolunghi stavolta la cicca. Bravo Zach! Pata! È arrivato Jay Pata! Non è finita! 3-1! La Lazio comincia a riprendersi un po' di ciò che la sfortuna gli ha tolto. 1-3! Ne ha fatto un altro bruttino Jay Pata. Chi si è giocato il gol adesso esulta, insomma. Ma scusi, ma lei, che è l'unico che si è effettivamente giocato qualcosa quest'anno, ci vuole un attimo chiarire, perché tu ti sei giocato il gol di Samuel all'inizio stagione e manco ha portato bene. E poi mi sono giocato la dignità con Napoli, perché 6-1 non ha portato bene. Direi anche occhio, perché c'è ancora spazio per Pipega. Squadre lunghe, Pipega col tacco volante, Zachigno che arriva, Campolunghi che dribbla e Lorenzo Roma che chiude. Poi torna da Zachigno. Limite, Zachigno. Sinistro! 4-1! 4-1! Ancora la Juve! Dai raga, dai! È durata pochissimo la paura! Ha fatto l'assist man per tutta la partita, adesso si è messo in proprio e forse ha chiuso il discorso. 4-1 per la Juventus! Pata che ha provato a ridare vita alla Lazio, adesso dialoga con Lorenzo Roma. Sempre Pata, grande giocata, chiuso però, e quindi Zachigno può ancora ripartire con Pipega che si fa vedere, con Zachigno che stavolta la porta 1-3, taglia Pipega, Zachigno da solo, sempre Zachigno, sempre Zachigno, doppietta, 5-1, la Lazio si è sgretolata e la Juve vede Napoli. Adesso la Lazio non deve perdere la testa, cosa che invece è successa all'andata, quando, insomma, non proprio l'andata, lo sapete che i gironi sono stati risorteggiati, ma nel match che si è giocato a Roma inizio stagione, nella fase d'andata, la Lazio non giocò male, però poi si spense e finì 9-3. Occhio a Ron! Oh, largo! Ragazzi, adesso a centimetri dal secondo gol nella sua YouTuber League dopo quello contro il Milan. Instakeeper, occhio al raddoppio di marcatura, sbaglia la Juve, no, non è vero, l'ha presa Instakeeper, poi Pata, salva Zachigno, allontana la maschera, che stranamente
allontana a modo suo, ma la Juve si stava per far gol da sola. Arriva il fischio. Varamo fuori, Lorenzo Roma stop e poi apertura. Jay Pata! Salva la maschera, chiesto il fallo di mano, chiesto il fallo di mano. E io credo che l'arbitro non abbia neanche guardato in quella zona. Credo non abbia proprio guardato. Pata dice alla maschera, ammettilo. Tre minuti al 60esimo. Iaio. Lorenzo Roma di ritorno per Iaio, ancora su Roma che ha spazio per calciare, va fuori da Giampaolo, stop, Giampaolo ha avuto sul sinistro un'altra occasione, l'ha messa alta. Pippega, ancora su Zacchigno, punta Gigi, lo salta Zacchigno al cross, la palla è entrata e io non voglio credere che abbia segnato ancora lui, non può, no è autogol, dice no Campolunghi, è 6-1 per la Juve che quando vede la Lazio andata o ritorno, Roma o Torino, dilaga spesso. 6-1 la Juve in finale. Colpo gobbo di prima, chiude Varamo, poi arriva Ron che si gira bene e finisce qui. La Juventus batte la Lazio, 6-1 la Juventus raggiunge il Napoli e si qualifica alla finale della fase di ritorno della YouTuber League esattamente un anno dopo, nella stessa città, sempre loro due, sempre Napoli e Juventus. Ci vediamo a Napoli molto presto. Cosa è andato storto, cosa avrebbe potuto far meglio? Tutto, perché o no oggi lo gridiamo più forte che mai. Come ha detto Federico in telecronaca, sicuramente inizio primo tempo siamo stati un po' sfortunati, però in realtà la Juve ha meritato, c'è poco di cui star qui a parlare. Non siamo stati squadra, il risultato era lo stesso della fine del primo tempo del derby. Lì l'abbiamo poi ribaltata, qui no, qui non ci siamo proprio riusciti. Complimenti Luca per come hai preparato la squadra per oggi, immagino anche la faccia parla già, sei molto soddisfatto. No, troppo contento, i ragazzi hanno fatto tutto quello che dovevano fare, tutto merito loro. E poi contento perché ci andiamo a giocare una finale a Napoli, cioè, è bellissimo, non vedo l'ora. Con un pubblico fantastico. Hai un messaggio per i napoletani? Che non tiferà per noi, siate clementi, vi prego, la ragazza napoletana. Quindi signori, gag a parte, adesso che succede? Come sapete la struttura è chiara da inizio stagione, ora si giocherà la finale della fase di ritorno e si giocherà a Napoli, perché abbiamo voluto riproporre e ricostruire un po' il clima che lo scorso anno abbiamo vissuto a Scampia. Non saremo a Scampia, vi diremo su Instagram molto presto dove saremo, però saremo a Napoli, per Napoli-Juventus, che è appunto la finale della fase di ritorno. Da regolamento, se la stessa squadra dovesse vincere finale d'andata e finale di ritorno, può accadere perché la Juve ha vinto la finale d'andata e potrebbe battere il Napoli e vincere quella di ritorno, sarebbe già campione. In quel caso la finalissima non si fa. Se la Juve vince a Napoli è campione di questa edizione della YouTuber League. Ma se vince il Napoli, ovviamente si gioca la finalissima come da regolamento in campo neutro, la finalissima. Quindi si giocherebbe a Roma tra la vincente della finale d'andata, ovvero la Juve, e la vincente della finale di ritorno, che in quel caso sarebbe il Napoli. Quindi la particolarità sarebbe vedere due Napoli-Juve molto ravvicinati. Vedremo, scopriremo insieme quello che succederà, come sempre in campo. Ci vediamo a Napoli, anzi un po' prima, in questi giorni. Ci vediamo qui sul canale con un evento molto speciale che abbiamo vissuto non da soli. A presto!